In Italia la polizia è razzista. Ci mancava solo l'attacco del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza, che ha accusato in queste ore gli agenti di polizia del nostro paese di essere razzisti nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Secondo questo ente, di cui non conosciamo l'utilità ma sappiamo per certo che è pagato anche con le tasse degli italiani, tra gli agenti di polizia italiana è frequente il racial profiling, cioè la profilazione razziale secondo la quale i controlli o i fermi di polizia vengono adottati sulla base dell'origine etnica. Non solo. Sempre secondo questo organismo, le autorità italiane non sarebbero nemmeno consapevoli dell'entità del problema. Di fronte a questi attacchi, ingiustificati e pretestuosi, ho quindi scritto una lettera di solidarietà a tutti i rappresentanti dei poliziotti d'Italia, anche per rassicurarli del fatto che in Europa non ci sono solo enti accecati dall'ideologia e dal politicamente corretto o esponenti politici come Ilaria Salis che vedono nelle divise dei nemici. Lo straordinario lavoro svolto quotidianamente per presidiare il territorio, spesso in condizioni molto complesse anche a causa dell'aumento dell'immigrazione irregolare, va onorato e rispettato, non certo denigrato come ha affermato questo ente di cui finora non avevamo sentito parlare, forse proprio a motivo dell'inconsistenza e della superficialità della propria azione chiaramente dimostrati in questa occasione.